quello che si dice un Comprehensive Cancer Center, che è una struttura modellata sul modello appunto dei centri oncologici di Houston, di San Diego negli Stati Uniti. Punti di riferimento sono di altissimo livello, sono conosciuti in tutto il mondo dopo decenni e decenni di attività. E invece la Fondazione Campanella di Catanzaro nasce ai tempi del predecessore di Loiero, Giuseppe Chiaravallotti, con una semplice riunione di giunta in cui si approva uno statuto. La fondazione è di diritto privato, ma tutto, patrimonio e finanziamenti, sono a carico del pubblico. Nei primi 3 anni si parla di 50 milioni all'anno, sì, che è una bellissima cifra, sono tanti soldi. No, non sono tanti soldi, non sono tanti soldi. E che tra l'altro la Fondazione Campanella nemmeno ha avuto. Nel 2007 ha preso 16 milioni e mezzo circa, nel 2007 34, nel 2008 36. Cioè i bilanci. Noi veramente andiamo avanti tra mille difficoltà, ma reali, non finte. Com'è possibile, al di là del fatto che non avete mai ricevuto questa quota nella sua interezza, comunque sono un bel gruzzolo, perché 36 milioni di euro non sono pochi. Che mettere a regime una struttura di questo tipo è una cosa che costa molto, ma molto di più di quello che è stato previsto dallo statuto. Statuto che prevedeva 3 stanziamenti da 50 milioni di euro ciascuno. La fondazione continua a ricevere soldi pubblici dalla regione. Per il 2009 lo stanziamento è di 40 milioni di euro. Ma i finanziamenti non dovevano interrompersi nel 2007? Sì, ma noi abbiamo iniziato, come lei sa, nel... L'avete fatto nel 2004-2006. Questo lo deve chiedere non a noi, ma a chi c'era prima. Questo era presieduto, questo centro oncologico, da un tale avvocato Raffaele Mirigliani, nominato dal Presidente Chiaravallotti. Hanno fatto delle riunioni, ma credo che non abbiano chiuso niente, insomma. E poi il salto c'è stato con la nuova giunta. Esattamente, esattamente. Francamente, ma molto francamente, non ricordo nemmeno se sono stato nominato solo con decreto presidenziale o dalla giunta regionale, ma non lo ricordo davvero. Sono dettagli, magari. Presidente lo è, su questo non... Ahimè, non... ahimè. Com'è? Ahimè. Perché? Perché Presidente? Perché? Voglio dire, insomma, ci sono dei problemi, no? C'è lei qui. La Fondazione Tommaso Campanella. Aia. Lei mi dice che prima dei finanziamenti è stato verificato il volume delle prestazioni. Beh, credo proprio di sì. Sì, o crede di sì? Sì, 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 no, era rafforzativo il credo. Avete mai posto a verifica i bilanci della Fondazione? Sì, sì, li portano... lei mi dice cose un po' tecniche per la verità, ma sicuramente sì. Anche l'obiettivo era stabilito nello statuto, richiedere entro 3 anni dall'atto costitutivo il riconoscimento a istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. In questi 3 anni tutti i direttori generali della Fondazione Campanella sono finiti nei guai con la giustizia. Il primo nome scelto dalla giunta Loiero per la fondazione nel 2006 è Pietro Caligiuri. Dopo pochi mesi però è coinvolto in una truffa da 20 milioni di euro all'Unione Europea e finisce agli arresti domiciliari. È sostituito da Francesco Talarico, che si è appena dimesso da direttore generale dell'azienda sanitaria di Vibo Valentia, perché la 16enne Federica Monteleone muore a causa di un blackout mentre la stanno operando di appendicite. Quando si chiudono le indagini sulla morte della ragazza, è rinviato a giudizio, eppure lui deve lasciare la Fondazione Campanella. Viene rimpiazzato dal direttore amministrativo Antonio Belcastro. Ora ci chiediamo, i 90 milioni che la Fondazione ha già sottratto al Fondo Sanitario Regionale sono stati spesi bene? Se i finanziamenti non sono correlati alle prestazioni sanitarie, la ricerca, almeno quella, ha ottenuto risultati importanti? Queste sono tutte le pubblicazioni, la ricerca, e questi sono tutti i centri nazionali ed internazionali presso i quali i nostri si recano, con i quali hanno rapporti. Ho capito, ma queste sono, cioè, potevano magari avere questi rapporti anche quando erano semplicemente ordinari università. Ce li avevano anche alcuni di questi. Li hanno maturati dentro alla Fondazione. Ma li hanno maturati come persone, come professionisti, e per il riconoscimento IRCCS servono. Servono. Ma voglio capire, la ricerca che avete. E la fanno anche qua. Il vostro obiettivo una volta IRCCS era quello di ottenere dei brevetti, di produrre, certo, dei brevetti, certo, perché vi daranno dei soldi dal Ministero.
Quindi dovete dire, noi ricerchiamo, facciamo una ricerca in tre anni su un correttore. Dopo tre anni dovete produrre un brevetto sul correttore. Perfetto, è così quello che stiamo iniziando a fare. Voglio capire su cosa? Sulle attività che fanno in oncologia. Detto, mi dica un... Ora io non so di più. Possiamo spegnere un attimo? Sì. Visto, era... No, non era, io... Ce l'abbiamo con poi... I campi di certo, questo non ce l'abbiamo. Ce l'hanno detto un campo di... No, non li conosciamo, dobbiamo chiamare per sapere dall'oncologo, dal chirurgo oncologo. Mi sembrava una domanda... innocua. Ora non lo è perché non siamo preparati. E lo so, se mi dà due minuti chiamiamo sopra e ce le facciamo dire. Adesso mi dici che sta, chiama sopra perché che cosa state facendo? E allora voglio dire, non stiamo registrando. Però andrebbe registrato questo. No, dai. Sì. Vabbè, chiamiamo sopra. Sentiamo un attimo. Così scopriamo che cosa stanno combinando questi ricercatori. No, voglio dire, però... A me sembrava paradossale. Secondo me l'errore non è i 36, ce l'hanno perché facciamo ricerca. Il Presidente mi ha detto, attenzione, noi prendiamo... Tanto non ci bastano, facciamo fatica per stare in quella cifra, ma noi prendiamo, abbiamo bisogno di soldi anche perché facciamo non solo prestazione, seguiamo il paziente, ma noi facciamo anche ricerca. Vabbè, però siccome la facciamo, voglio dire, abbiamo visto i topi ieri per dire. Sì, ho capito, i topi sono pure io, però non è quello che ha detto. Fanno ricerca. Ho capito, che, ma magari la fai il topo c'era anche senza Tommaso Campanella, magari arrivava... Intanto non c'era. Non c'erano i topi o non c'era lei? Non c'erano i topi. Però bisogna capire, per esempio, sul topino cosa ci facciamo? Sì, allora vediamo. Se perché non gli rompiamo i coglioni al topino? Poverino. Mi dispiace. Anche a me, però c'era un obiettivo di ricerca, no? Vabbè, allora lo vediamo. Ci ha pensato il direttore sanitario, che dopo un quarto d'ora torna con una serie di carte e appunti. Questo è il tumore ereditario che abbiamo già detto, mieloma multiplo, melanoma, carcinoma del pancreas. Se per voi basta facciamo ad esempio questa qua e la chiudiamo lì. Allora un attimo solo. Quindi ricerca traslazionale nell'ambito del mieloma multiplo del tumore ereditario della mamma. Direttore. Erano rimaste alla ricerca. Che cosa, per esempio, su cosa stanno lavorando i vostri ricercatori? Ma stanno lavorando su una serie di temi, di ricerche, ad esempio la ricerca traslazionale nell'ambito del mieloma multiplo dei tumori ereditari della mammella. Qualche giorno dopo l'intervista, a febbraio, Belcastro è stato nominato dalla giunta Loiero direttore generale dell'azienda ospedaliera Mater Domini, diventando così un esperto anche di cariche. È uno di qualità. Il cazzo è uno di qualità. È ancora direttore generale facente funzione della Campanella, direttore amministrativo della Campanella, direttore generale di una struttura pubblica. Perché noi le dico c'è come incompatibilità sta. Ma qual è l'incompatibilità? Mi scusi. Direttore generale di una struttura, di un'azienda pubblica, Mater Domini, contemporaneamente facente funzione direttore generale, nonché direttore amministrativo di una struttura privata, Fondazione Campanella. È vero che è all'interim, perché non abbiamo ancora trovato un'altra persona. Siccome c'è questo discorso in X, lasciamo, tanto si tratta ormai di mesi. Avete avuto un po' di sfortuna probabilmente per quanto riguarda i direttori generali. Sì. Ma non sono nominati da me i direttori generali. No, sei tranquillo. Però Pietro Caligiuri, inquisito nella vicenda dei finanziamenti della 488 e poi è stato agli arresti domiciliari, proprio mentre era direttore generale. Ma si è dimesso, abbiamo preso l'atto delle dimissioni, se n'è andato. Dopo Caligiuri è arrivato Talarico, ex direttore generale di Vibo, poi rinviato a giudizio per omicidio colposo e per istigazione alla corruzione quanto riguarda la morte della giovane Federica Monteleone. In Calabria... Capita spesso, capita sovente, che uno possa essere impigliato nelle maglie della magistratura. Cioè, c'è un percorso coincidenze, casualità, sfortunato per quanto riguarda le direzioni di quella fondazione. Sì, se lei pensa che sia sfortunato, va bene così. Cercavo di, no, va bene di avere così. Un commento... Fermiamoci adesso perché avevamo detto 5 minuti, siamo 1:20, non che mi dispiace.